questo riconoscimento che io ti invito, che questo riconoscimento personale, ma che possa essere distribuito a tutta la struttura sanitaria, a tutta la struttura ospedaliera e a tutti gli operatori, senza distinzione di livello tra medici o paramedici. Quindi io penso che un gioco di squadra, e questo ha portato a una crescita culturale della mentalità nell'assistenza, nell'aiuto, perché poi al di là di uno che viene per farsi curare una patologia, ma penso che ha bisogno di essere ascoltato, di capire i problemi che vanno molte volte anche oltre alla propria patologia. Esempio di generosità e impegno che travalica il dovere d'ufficio, l'ammirato elogio e ringraziamento della comunità foggiana, il sindaco Franco Landella premia. Io, come ho detto, lo voglio condividere con tutti gli operatori sanitari. Tutti quanti. Anche io quel giorno ho fatto quello che è stato, però in mezzo io solo, singolarmente, non me lo sono preso. Io volevo anche che questo poi si venisse proprio assegnato all'altra collega, agli altri due colleghi che erano in servizio con me e alla dottoressa, perché da solo io credo che non ce l'avrei fatto. Che loro giustamente, io ho fatto quello che ho fatto, mi sono seduto vicino a lui, ho parlato, l'ho detto, però a loro da sopra sicuramente hanno fatto qualcosa, mi tenevano, cercavano di tenerlo in tutti i modi, anche loro hanno fatto qualcosa, non è stato solo per me. No. Allora io vorrei al mio fianco anche il direttore, tutta la struttura, il direttore anche amministrativo sanitario, che rappresentano di fatto ecco tutto questo va condiviso. Aspettate.